Fodang Bay ha introdotto il Mars Pro ha un pochino rotto il mercato. E perché lo ha fatto? Perché era un proiettore con 3200 anzi lumen, se ricordo bene, 4K. Era una bestia. Viene venduto ad un prezzo molto più basso rispetto a quello che bisognerebbe spendere per acquistare un proiettore con le stesse caratteristiche ma di un'altra marca. È venduto però comunque ad un prezzo effettivamente ancora alto, un prezzo proibitivo che non è proprio adatto a tutte le tasche. Proprio, insomma, non è adatto a tutte le tasche perché parliamo di 1700 euro, se ricordo bene. Ed è per questo che il brand, sapete cosa ha fatto? Ha fatto una cosa intelligente. Ha preso il Mars Pro, ha tolto la scritta Pro, ha tolto il 4K a favore di un Full HD e ha fatto il Mars, la versione più umana, che tra l'altro è anche in sconto in questi giorni su Amazon, con 150 euro di sconto lo potete acquistare a meno di 950 euro, ma ha fatto un proiettore che in tutta sostanza è praticamente quasi identico alla versione Pro, con qualche mancanza, è vero, ma che comunque ha una super luminosità. Vediamo come va. In tutta sostanza il Dang Bay Mars è profondamente simile alla versione Pro, almeno nel design. Si tratta di un proiettore che il brand definisce portatile, tra virgolette, ma che a mio parere è da tenere per lo più fisso nella sua posizione proprio per le sue forme e le sue dimensioni. Sia chiaro, date le caratteristiche tecniche, il lavoro per renderlo compatto fatto da parte del brand è notevole, però considerando che è grande 24,5x21x17,3 cm e pesante circa 4,5 kg, converrete con me che non è portatile, per esempio, come il Dang Bay Neo. Ovviamente qualora lo si volesse spostare lo si potrebbe fare in maniera molto comoda. Perché? Perché può essere posizionato su un treppiedi, proprio l'attacco standard dei treppiedi, e perché ha un ottimo sistema di messa a fuoco e di correzione trapezoidale automatici. Basterà posizionare il proiettore su una superficie, farlo proiettare su una superficie e poi farà tutto da solo grazie a tutta una serie di sensori che integra. Quello che non mi ha fatto impazzire però sono i piedini, perché così come nella versione Pro questi piedini sì, hanno un buon grip, sono in gomma eccetera eccetera, però non sono regolabili in altezza, quindi qualora si posizionasse il proiettore, non lo so, su un tavolo, non si potrebbe regolare l'angolazione della proiezione dell'immagine. Questa è una cosa che a me dà un pochino fastidio, anche perché è pesante, quindi posizionarlo su un treppiedi piccolino di quelli portatili non è che sia una soluzione proprio al massimo. Anche in questo modello la zona anteriore è dedicata al posizionamento dell'ottica, che è protetta da uno strato in vetro. Questa è una cosa molto comoda, che quindi rende effettivamente poco necessario anche un coprilente. Posteriormente invece ci sono gli ingressi. Il Dang Bay Mars è dotato di due ingressi HDMI, di cui uno ARC, due porte USB, l'uscita ottica digitale ed un ingresso Ethernet, per connettere quindi il dispositivo alla rete cablata, oltre che ovviamente al wifi che integra. Viene quindi perso il jack per le cuffie, l'ingresso per il jack delle cuffie che è presente nella versione Pro. E ok, c'è l'HDMI ARC, però vedete, questa è una mancanza che effettivamente un pochino si sente, soprattutto perché ok, ha degli speaker da 10 watt che hanno un grandissimo volume di riproduzione, su questo non c'è dubbio, sono più potenti di quelli da 6 o 8 watt che ci sono nella versione Pro, adesso non ricordo, però il bilanciamento dell'audio non è che mi faccia proprio impazzire. Le frequenze predominanti sono quelle alte e quelle medie, ci sono pochi bassi, e quindi avere la possibilità di connettere degli speaker cablati, ok, analogici al jack delle cuffie, secondo me era una cosa comoda. Quindi adesso, diciamo, o si utilizza l'ARC o si utilizza il Bluetooth con quel piccolo lag che ne consegue. La zona laterale è coperta da una griglia, mentre gli inserti in plastica sono superiori, inferiori, è una buona plastica, si vede che si tratta di un prodotto di qualità. Superiormente la plastica però è lucida, proprio come nella versione Pro, e questo cosa vuol dire? Vuol dire impronte digitali, soprattutto nella zona del tasto, dell'unico tasto capacitivo con il quale si potrà accendere e spegnere il prodotto. Ottimo, davvero ottimo il telecomando, che rispetto alla versione Pro è addirittura migliore, perché se ricordate nella versione Pro non è che ci fece impazzire, ma con il Dang Bay Mars invece è tutta un'altra storia. Le plastiche si vede che sono massicce e poi il telecomando integra i tasti per l'accesso veloce alle piattaforme di streaming che arrivano preinstallate sul proiettore, perché non dimentichiamoci che il Dang Bay Mars arriva con preinstallato Netflix, Prime Video,
e YouTube. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che è uno dei pochi proiettori certificati Netflix. Per esempio, gli X-Genie non sono certificati Netflix, nonostante abbiano Google TV. L'immagine proiettata è generata da un sistema DLP con una risoluzione massima Full HD a 60 Hz, che riesce ad arrivare a 120 Hz anche grazie alla tecnologia MEMC, che non vi fa impazzire. La superficie di proiezione può arrivare ad un massimo di 180 pollici, anche se il mio consiglio è quello di non superare mai i 100-120 per godersi proprio al massimo la qualità dell'immagine. Giusto per darvi un'idea, quando lo si posiziona a 1,5 metri circa l'immagine di 60 pollici e poi a 4,5 metri si arriva a 180 pollici. Molto interessante poi la presenza di un sensore TOF anteriore, grazie al quale il proiettore cosa farà? Si rende conto quando qualcuno passa davanti all'ottica. Perché? Perché essendo l'ottica molto molto luminosa e tra i più luminosi per la sua fascia di prezzo, può far male agli occhi. Quindi questo sensore TOF cosa fa? Quando vede che c'è qualcuno davanti, interrompe la proiezione. Questa è una soluzione che in genere troviamo nei proiettori a corto raggio e che è molto bello vedere in un proiettore del genere. E assieme a questo sistema TOF c'è un sensore CMOS. Che cos'è il sensore CMOS? Diciamo che viene utilizzato quasi come sensore di luminosità e grazie a questo sensore questo proiettore è in grado di regolare automaticamente la luminosità del fascio di luce che poi viene utilizzato per generare l'immagine. Diciamo che effettivamente ha la regolazione automatica della luminosità dell'immagine, che poi ovviamente può essere anche impostata manualmente. Ad ogni modo, la sua luminosità di 2100 ISO lumen, da non confondere con gli ANSI lumen, anzi se volete, non lo so, un approfondimento sull'argomento, fatemelo sapere nei commenti, gli ha permesso di essere certificato HDR10, poi è compatibile anche con HLG e l'azienda garantisce che la sorgente luminosa è garantita per 30.000 ore di utilizzo. Insomma, si vede che effettivamente l'azienda ha lavorato tantissimo sul rendere questo bestione, perché effettivamente, anzi adesso vi faccio vedere rispetto a me quanto è grande. Eccolo qua, vedete, è bello grande, però si vede che l'azienda ha lavorato tantissimo sul rendere tutte le operazioni molto semplici per l'utente. Quando lo si sposta si corregge automaticamente sia l'autofocus che la correzione trapezoidale, l'utente non deve fare assolutamente null'altro se non accenderlo, posizionarlo, puntarlo e poi insomma godersi i suoi contenuti. Ottima anche la rumorosità, ragazzi. Nei miei test non ha superato i 22-24 decibel e questa cosa vuol dire? Vuol dire che le ventole di raffreddamento ovviamente ci sono, ma anche se si disattiva proprio l'audio e se si sta in una stanza buia non danno fastidio, sono quasi impercettibili, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Dando sempre poi per scontato che secondo me anche un proiettore del genere va utilizzato sui teli di proiezione perché non assorbono la luce ma la riflettono, insomma di questo ve ne parlo praticamente in qualsiasi recensione sui proiettori, devo dire che la sua luminosità è talmente potente che comunque ne permette l'utilizzo anche su una parete bianca, quindi si può utilizzare anche in questi scenari che per esempio a me fanno subito pensare, non lo so, una sera d'estate in giardino, voi prendete il vostro bel Dung by Mars, lo sparate su una parete bianca che avete lì insomma della casa e vi godete il vostro cinema a 180 pollici in giardino con una bella birretta fresca. Ed è veramente una bella scena questa, eh. Ad ogni modo, la qualità video del Dung by Mars è sorprendentemente buona, soprattutto se paragonata al prezzo e alle sue dimensioni, ma anche alla risoluzione supportata. Ricordiamoci che è un Full HD e sono più che convinto che secondo me è tra i proiettori Full HD migliori, va sicuramente in cima alla mia classifica personale, ovviamente valutandone il prezzo e le caratteristiche tecniche. Quando poi si utilizza una sorgente di qualità, la definizione dell'immagine è veramente di un buon livello ed ha veramente uno sharpening ottimo. L'immagine proiettata da questo proiettore è veramente di buona qualità. Buona anche la gestione dell'intervallo dinamico, che è personalizzabile assieme a tanti altri fattori dell'immagine e l'impostazione del sistema operativo, però quello che non mi fa proprio impazzire è proprio il sistema operativo, quella forse l'unica caratteristica che diciamo che gli fa tirare un pochino il freno, perché non è Android TV ma utilizza un sistema basato su kernel Linux. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le prestazioni sono eccezionali, nel menu si naviga veramente molto molto bene, ma non è il Play Store, arriva con queste tre applicazioni Netflix, Prime Video e YouTube preinstallate, però mancano per esempio Disney Plus eccetera, e lo store che integra è uno store che effettivamente non è proprio adatto a noi utenti occidentali. Insomma, è un sistema operativo che poteva dare di più, diciamo così. L'interfaccia grafica si vede che non è proprio curata, è molto chiara, quindi anche i meno esperti riescono per esempio a modificare le impostazioni dell'immagine eccetera eccetera.
però ci sono dei piccoli errori di traduzione, insomma sono tutte queste piccole cose che effettivamente mi hanno fatto desiderare di vedere questo proiettore animato da Google TV in quel modo. Ok, sarebbe forse aumentato il prezzo perché l'hardware interno doveva essere un po' più potente, eccetera eccetera, però sarebbero cambiate tantissime cose, come per esempio anche il casting dei contenuti del vostro smartphone, che può essere effettuato con questo proiettore, però bisogna aprire un'applicazione, insomma meglio Google TV, poco ma sicuro. Il prezzo di vendita ufficiale del Dangbei Mars è di 1099 euro, ma in basso trovate un link per Amazon grazie al quale lo potete acquistare in sconto di 150 euro, attivando però il coupon nella pagina del prodotto. Mi raccomando, in questo modo il prezzo scende sotto i 950 euro, e sì, considerando comunque che c'ha questi piedini non regolabili, considerando che comunque è piuttosto grande ed è anche pesante, chiamarlo proprio proiettore portatile non lo so, però va detto che la qualità di questo dispositivo è veramente molto alta. E meno male che è veramente molto alta, perché questo piccolino si va ad inserire in un segmento di mercato in cui ormai le alternative sono tantissime, però sono poche quelle che riescono a definirsi smart, perché comunque è un prodotto smart, e che garantiscono per questo prezzo questa luminosità eccezionale, perché è veramente luminosissimo, ragazzi, e credetemi, è bello vedere le immagini proiettate con questa luminosità. Purtroppo però quei piedini che non si possono regolare mi sono rimasti un poco qui e poi il fatto che non abbia Google TV lo frena un pochino. Guardate che questo qui con Google TV sarebbe stato probabilmente il miglior proiettore come rapporto qualità-prezzo e avrebbe vinto sicuramente il nostro Jeet's Choice, ma lui comunque anche senza Google TV ci va molto vicino. Questo è quanto, ragazzi, questo è il Dangbei Mars, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io sono Dario Galindo e ci vediamo al prossimo video su Jeet's.